Allora, buongiorno, buonasera. Oggi cerchiamo di fare un video un po' diverso. Parliamo di Egon Schiele, perché in edicola potete trovare, oltre ovviamente alle solite soliti fumetti, che naturalmente vi invito a leggere tutto, ma a volte ci sono anche delle cose carucce, carine. Oh, questo non è un libro, cioè, in realtà. Questo costa 5,90 euro, quindi ci sono dei fumetti sicuramente, per esempio il Braccio di Ferro costa sicuramente di più, molti fumetti costano di più, però ogni tanto un libro ci vuole, naturalmente non è un grande libro, nel senso è un libro divulgativo del Corriere della Sera, fatto però da Philippe Daverio, che è stato un grande critico d'arte morto recentemente. Ora io non vorrei fare classifiche, ma Philippe Daverio era sicuramente molto più bravo di Sgarbi. Anche Sgarbi sia, per carità, ma Daverio era molto superiore, ma naturalmente ognuno la pensi un po' come vuole. E ovviamente poi aveva fatto un sacco, per il Corriere della Sera aveva fatto un sacco di opere divulgative sul Rinascimento, sul Seicento, eccetera, e aveva fatto anche diverse trasmissioni televisive. Non so se qualcuno se le ricorda, insomma, di divulgazione di arte, perché era stato gallerista a Milano, quindi aveva avuto anche credo che sia stato assessore, boh, non, durante, vabbè, al comune di Milano, ma non mi ricordo bene cosa sia stato. Ma comunque non ci interessa più di tanto. Comunque, certamente questa collana io non la prendo tutta, perché molte delle cose, ovviamente, questo è un invito proprio. La base delle basi, quindi Egon Schiele, pittore viennese austriaco, nato nel 1890, morto nel 1918, di Spagnola, quindi alla fine della prima guerra mondiale, pittore di una grandezza, è morto a 28 anni, di una grandezza assoluta. Questo ritratto, di cui avete questo ritratto, poi è ovvio che chi è lettore di Van Gogh, credo che la figura di Dylan Dog di Stano è stata esemplificata su Egon Schiele. Ho preso questi due volumi a caso, però la figura fisica, ecco, di Dylan Dog che si tiene le mani così, no? È Egon Schiele, perché lo stesso, cioè, faccio vedere da altri volumi su Egon Schiele, perché io sono un appassionato di Egon Schiele. Oh, questa è una foto. Egon Schiele usava molto spesso la fotografia. E tra l'altro fisicamente ci assomiglia un po' ai Dylan Dog. Oh, queste sono la famiglia di Egon Schiele, la sorella credo prediletta, che è una di queste, mi sembra questa in fondo. Oh, Gert Schiele, che la usò come modella per molti suoi disegni, e mai gliene incolse perché, essendo minorenne, Egon Schiele fu condannato, siccome i pittori disegnano le modelle tendenzialmente nude, lo so, una cosa che i pittori fanno, e quindi lo portò inevitabilmente nel 1911 e 12 in prigione. Se la trovo, la foto della prigione, la foto no, l'autoritratto in prigione. Se la troverebbi, ma non è detto che io trovi le cose. Comunque vi faccio vedere, ovviamente, Egon Schiele, pochissimi tratti di moltissimi autoritratti, perché ovviamente per il pittore il modello più a buon mercato rimane sempre se stesso, il proprio corpo. Ecco, questo è il ritratto di Egon Schiele nel carcere di Neulengbach, la provincia non lo so, dove fu arrestato nel 1911 per pornografia. Esattamente, sì. Per uscire i processi, ovviamente molti in questo periodo, anche prima, Baudelaire fu processato, accusato e condannato per oscenità e furori del male, da cui dovette espungere sette poesie, quelle di chiave chiaramente di argomento omosessuale femminile.
o Balzac, sì, no, Balzac, anche Madame de Bovary fu processata, ma credo assolta, insomma, vari processi che si scatenavano contro artisti. In Italia Negoscì non avrebbe fatto neanche mezzo passo. Siamo nella fine dell'impero austriaco, quella che poi durante il nazismo sarà chiamata arte degenerata, e quindi questo ha portato alla totale crisi di Negoscì fino agli anni 70, quando fu riscoperto da alcune, anche perché appunto è ovvio che immaginate sotto il nazismo la passione che potevano. Anche se tra Hitler e Goscide c'è una comunanza, perché Goscide riuscì a farsi ammettere, questi sono i due maestri, cioè due, il maestro di Goscide è Gustav Klimt e Kokoschka, che ovviamente qui c'è anche Munch, ma con Gustav Klimt ebbero un rapporto di amicizia, morirà Gustav Klimt un anno prima, anche se lo stile di Gustav Klimt è più ricco, più, pensate, al bacio, più... Quasi riprendeva un po' il mosaico bizantino a volte, questa è conoscita, aveva la faccia ovviamente da... Guardate la capacità di rendere improvvisazioni tratti un po'. Poi il legame con Dylan Dog è ovvio perché molti dei questo nudo maschile sembra quasi uno zombie, è ovvio che molte delle ispirazioni di Stano per... L'alba dei morti viventi, secondo me, vengono da Egoscina. Anche questi bambini sono inquietanti, sembrano bambini. C'è sempre l'idea della morte che aleggia su Egoscina. È anche stato poeta. Poeta. Il mio tedesco fa piuttosto schifo. Ich ewiges Kind. Questo lo comprai a Siena. Negli anni, questo era un bellissimo, un po' sciupacchiato, studio tesi, nel 90. Ich wieses Kind, ich folgestet den Gang des brünstigen Leute und wollte nicht in Abel. Nel tedesco maschile, lo leggo in italiano, che è meglio. Io, eterno fanciullo, sempre seguivo il passo della gente focosa, non volevo essere in dono. Dicevo, parlavo e non parlavo, ascoltavo e volevo sentirli forte e più forte e vederli dentro. Io, eterno fanciullo, sacrificavo ad altri, a quelli che mi facevano compassione, a quelli che erano molto distanti o non mi vedevano come chi vede. Portavo doni, inviavo occhi incontro a loro ed aria tremula sfavillante. Tracciavo percorsi superabili e non parlavo. Presto alcuni riconobbero l'arte dello scrutatore e non domandarono più. Io, eterno fanciullo, e quindi anche un poeta non disprezzabile. Siamo nel periodo di Trakl, del grande George Trakl, che lui morirà sempre nello stesso periodo, ma lui per abuso, credo, di morfina. E guardate, questa è Goscinny, credo sia un autoritratto. No, lottatore, ma si autografico. Vede, il corpo umano non è un'arte assolutamente anticlassica, dove il corpo porta tutti i segni della morte, non della vecchiaia, sono corpi giovani, ma che comunque vissuti, che non devono suscitare bellezza. A parer mio, Egoscile, questi tratti qui sono veramente spettacolari. Predicatore. In cui questi anche tramonti, disegni, pochi disegni e pochi, ovviamente morto a 28 anni, non ha avuto la grande produzione del Picasso, ma anche questi alberi che ricordano molto questi corpi scheletrici, questi alberi scheletrici che si perdono al tramonto, bellissimo, ma sempre autoritratto. Questi sono acquarelli fatti con pochissimi tratti. Niente che vi devo dire. Se vi capita di andare in edicola, va bene. Se vi volete avvicinare a Goscinny, non dico che questo sia appunto un capolavoro di cui potete chiamare il periodo di Sigmund Freud, è ovvio che da me è una buona introduzione, ovviamente molto stringata e sintetica. Siamo nel periodo dell'interpretazione dei sogni dell'uomo senza qualità di Musil, di Trakl, insomma di Kokoschka, di Klimt. Siamo in un periodo in cui l'impero austriaco si sta dissolvendo, sta perdendo pezzi, ma è stato un periodo, guardate questo ritratto fatto da acquerello stupendo. Ho anche i ritratti fatti in questo quasi in forma quasi di la ierarchicità di un sacerdote egizio.
questa bambina che con questi volti sembra quasi, si è sempre della legge, sempre la morte intorno a queste figure. Ovviamente Daverio ve lo spiega molto meglio di me, Daverio è questo qua, ovviamente penso che molti di voi se lo ricordino. Comunque facciamo anche un po' di pubblicità progresso, una sbadilata di cultura, diceva Jacovazzi che era un comico romagnolo, diamo una sbadilata di cultura, però se vi prendete questo, che ovviamente è un testo di storia dell'arte, divulgativo, assolutamente divulgativo, senza molte pretese, costa appunto 5,90 euro al prezzo di un fumetto, però vi può avvicinare a un autore che certamente è stato, mi sembra essere, quando Guzzanti faceva le finte televendite, un protagonista nel salone del Novecento. Beh sì, certamente l'arte austriaca era stata dimenticata appunto perché poi con il nazismo, poi i pregiudizi che comunque c'erano verso i tedeschi, Egoscile ovviamente non era nazista, ma verso tutto ciò che era tedesco e ovviamente un'esaltazione a volte esagerata dell'arte francese, che certamente non è che stiamo a parlare male degli impressionisti, però non è che gli austriaci fino al 1900, fino all'arrivo del potere di Hitler, hanno dato cose piuttosto notevoli. La secessione del 1906, qui la secessione al movimento artistico viennese, a cui ha partecipato anche Egon Schiele, una rivista del gruppo, con autoritratto di Egon Schiele. L'incisione e qui lo vedete in divisa militare perché ovviamente parteciperà alla prima guerra mondiale faccio vedere anche proprio rispetto ad Adolf Hitler lui fu ammesso all'Accademia di Belle Arti disegni ovviamente di primi disegni accademici ma poi mentre Adolf Hitler non fu proprio mai ammesso per cui Egon Schiele e Hitler sono in realtà sono della stessa zona, dello stesso periodo, insomma, solo che Egon Schiele muore nel 18 e Hitler sopravvive. Sono le imperscrutabilità del destino, questo. Però Egon Schiele abbandonerà l'Accademia di Belle Arti per seguire Gustav Klimt, ovvio che i suoi disegni non può, cioè, questo c'è. Cioè, facciamo subito capire una cosa, Egon Schiele non è che non sapeva dipingere e disegnare in stile classico, questi sono stili d'accademia, ma è ovvio che non gli interessava fare questa cosa qui e gli interessava fare queste cose qui. Quindi, insomma, è un conto è saper fare, disegnare in maniera classica e non volerlo fare, un conto è non saperlo fare e non lo fai, nel senso. Quindi va bene. Vi date una sbadilata di cultura a 5,90 euro. Vabbè, la chiuderei qui. Ve lo consiglio. È ovvio che se avete libri più importanti, cioè questo non vi aggiunge niente, però uno che volesse anche rileggere i vecchi di Dan Dog guardando Egon Schiele potrebbe avere delle sorprese, perché stiamo sempre a dire che la distanza tra arte e fumetto è solo nella testa di alcune persone. Chi fa il disegno di un fumetto fa un disegno esattamente come lo faceva Egon Schiele. Poi certamente lo scopo di un fumetto è diverso da quello di un disegno così decorativo, ma questo non implica che chi fa un disegno, chi fa una tavola di un fumetto non faccia, non usi le stesse tecniche di chi fa, questo è ad esempio il numero di cui vi parleremo. Che ho trovato, sì, questa, La caccia alle streghe è un numero, per esempio, di Sclavi che è pochissimo amato. È forse uno dei numeri di Sclavi più dimenticato, che invece, secondo me, ancora oggi ha un suo perché. E certamente c'entra con Egon Schiele, Caccia alle streghe, ovviamente Caccia alle streghe è quella che fu attuata da Egon Schiele, nel senso la censura. Egon Schiele nel 1911-12. È ovvio che disegni di nudi di quel tipo suscitavano, cioè non era il disegno della Venere di Milo, erano disegni di nudo in cui realistici e per la morale dell'epoca troppo realistici. Ma Caccia alle streghe si rimanda sempre al grande inquisitore. È ovvio, questo è un volume simbolico
che è stato un po' dimenticato anche, boh, secondo me è una delle cose più interessanti che ha fatto Scala, anche se sarò sicuramente nessuno è d'accordo con me, comunque è uscire con Dylan Dog, c'ha il suo perché, e con questo vi lascio e vi saluto.